Buongiorno a tutti e bentornati al mio canale. Se questa è la prima volta che vedete uno dei miei video, mi presento. Io sono Druci Alba e sono un'aspirante scrittrice e divoratrice di libri che ha deciso di espandersi su YouTube e iniziare questo canale. Oggi ho deciso di portarvi un video un po' diverso dal solito. È un vlog, il primo vlog che io abbia mai fatto, quindi portate pazienza, sto ancora cercando di comprendere come far funzionare il tutto in maniera pratica. Questo sarà un vlog di editing e rilettura di uno dei miei progetti originali. La storia si intitola A Boxed Heart ed è scritta in inglese, è un romanzo ed è il progetto che ho portato al mio primo NaNoWriMo, che è stato il NaNoWriMo 2019, quello appena passato, e che ho ripreso in mano durante il camp di aprile. Sono 15.000 parole al momento, su 85.000-100.000 che dovrebbero essere in base comunque al genere a cui il libro appartiene. Questa è la prima volta che lo riprendo da quando è finito il camp NaNoWriMo, perché a maggio ho avuto le deadline dell'università, di conseguenza non ho scritto praticamente nulla. Per questo motivo ho preparato la mia tazza di tè, Earl Grey, ovviamente, con latte alla scozzese. Ho preparato il mio setup, che include ovviamente una candela. Questa è una Woodwick alla lavanda. Non so se riuscite a sentire lo scoppiettio. Un'altra cosa molto importante che mi aiuta a entrare nell'atmosfera di scrittura sono i video ambient o i suoni ambient su YouTube. Ho una playlist che voi non potete vedere sul canale, ma vi assicuro che c'è, che include un sacco di atmosfere che utilizzo quando scrivo. Quella di oggi è ispirata a Harry Potter ed è la biblioteca di Hogwarts. È una delle mie preferite e vi metterò il link in descrizione così che possiate andare a controllarla se siete interessati. Ho interrotto la mia revisione a metà del capitolo 3, ero nel mezzo di una scena introspettiva della protagonista, quindi adesso cercherò di riprendere da dove mi sono interrotta.
Mi sono resa conto di non avervi dato molti dettagli relativi alla storia. Non voglio fare spoiler perché avrei intenzione di pubblicarla un giorno. Quello che posso dirvi è che è una storia d'amore ambientata in Scozia. Per chi mi segue sui social network sapete che io vivo all'estero ormai da 3 anni, vivo in Scozia, amo la Scozia tantissimo e ho sempre desiderato scrivere una storia ambientata qui. Questa qua in particolare si sviluppa tra la città di Edimburgo, una città che mi è molto cara, e l'isola di Skye, che ho avuto l'onore e il piacere di visitare estate scorsa, prima della pandemia, e ho sempre desiderato questo genere di ambientazione nelle mie storie e quando ho visitato l'isola mi sono innamorata. L'isola è un posto bellissimo. Se state facendo una lista di viaggi dove vi piacerebbe andare una volta finita la pandemia, l'isola è soprattutto molto bella in questo periodo. Io ho fatto il giro che comprendeva l'isola di Skye, ma anche le Islands, e ho deciso di ambientare la storia sull'isola inizialmente. Fun fact, la storia era ambientata a Land's End, che è la punta più estrema della Cornovaglia. Tuttavia, è un posto che non ho mai visitato personalmente. E quando ho visitato l'isola di Skye mi sono resa conto che sarebbe stata un'ambientazione molto più adatta, sia perché è una bellissima isola ed è perfetta per il tipo di storia che ho deciso di portare avanti, ma anche perché ci sono stata di persona, ho fatto tante foto, ho visitato qualcosina, di conseguenza è perfetta e mi è più facile scrivere di qualcosa che ho visto di persona, ecco. Un'altra cosa che immagino vi stiate chiedendo è come mai stai scrivendo una storia in inglese? L'idea per questa storia mi è arrivata nel lontano, penso 2016. Inizialmente era una storia ambientata appunto a Land's End, però scritta in italiano. Ho scritto il primo capitolo e c'era qualcosa che non funzionava, non la sentivo fluire nel modo in cui volevo, quindi l'ho abbandonata e l'ho ripresa successivamente, sempre in italiano, ma ancora non riuscivo a capire cosa non andasse. Un giorno ho deciso di cambiare lingua perché scrivendo comunque sia in inglese che in italiano, alle volte mi capita che una particolare storia renda più in una lingua rispetto che un'altra e questo è stato il caso. Nel momento in cui ho iniziato a scriverla in inglese, mi si è aperto un mondo, l'ho riniziata proprio da zero, ho cancellato il primo capitolo, ho sistemato un pochino la trama, eccetera, e ho iniziato a scriverla in inglese e da allora non ho mai smesso. Ho scritto i primi 7-8 capitoli durante il NaNoWriMo, come ho detto sono arrivata penso intorno alle 13.000 parole all'epoca e poi durante il camp ho un po' revisionato e aggiunto tra una cosa e l'altra, ecco. Quindi questa è la storia dietro alla mia scelta linguistica, direi.
momento allora ho letto e corretto un paio di capitoli, ho finito il capitolo 3 e ho iniziato il capitolo 4, ho appena finito la prima scena e ho iniziato a leggere la seconda. Non ho fatto molte correzioni, ma principalmente perché ci sono un sacco di cose che per quanto vadano bene al momento devono essere ampliate, tuttavia a livello di trama ancora non sono sicura su come procedere, di conseguenza per ora le lascerò invariate e le cambierò nel corso del tempo. Questa è, come ho detto, una prima stesura. Sto revisionando i primi capitoli scritti durante il NaNoWriMo. Di conseguenza, il mio obiettivo per il momento sarebbe finire di revisionare tutti questi capitoli. Mi piacerebbe farlo prima dell'inizio di giugno, perché poi a giugno vorrei partire e scrivere i nuovi capitoli e finire, spero presto, questa prima stesura completamente. Così poi posso mettermi a plottare, a lavorare alla trama e a lavorare all'outline. Come potreste aver notato dal cambio di luce, è passato altro tempo dall'ultimo aggiornamento. Sono ora le 18:55 e io ho stoppato la revisione all'inizio del capitolo 4, all'inizio della seconda scena del capitolo 4. E mi sono spostata a fare un pochino di strutturazione dei personaggi attraverso la compilazione di schede per cercare di avere comunque un'idea più concreta di come sviluppare la trama in base alle caratteristiche dei personaggi, alla loro personalità. Qui si vede il mio essere una planser, non programmo mai questo genere di cose tutte prima di iniziare a scrivere, ma c'è sempre un momento durante la scrittura del capitolo, della storia in generale, in cui mi devo fermare, devo pensare ai personaggi e buttare giù qualcosa relativo a loro come persone, in modo da non andare, diciamo, fuori strada e finire per dover riscrivere grossi pezzi della storia perché non sono in linea con il carattere dei personaggi che poi mi ritrovo ad avere. Questa è una cosa molto importante. E con questo ultimo aggiornamento si conclude il vlog di oggi. Spero che vi sia piaciuto e spero che non sia risultato troppo confusionario. Se vi è piaciuto, fatemi sapere nei commenti se avete qualche consiglio o qualche cosa che vi piacerebbe vedere o di cui vorreste sentirmi parlare, fatemelo sapere e spero che vogliate lasciarmi un thumbs up e che vogliate considerare iscrivervi al canale e in ogni caso grazie per essere stati qui fino ad ora e alla prossima.